Allora, innanzitutto una presentazione del professore, lei è professore anche o fa qualche, non lo so. Nella vita che cosa faccio? Esatto. Io sono il rettore del convitto Galluppi di Catanzaro, esatto. E quindi rettore in quanto nel convitto è un istituto comprensivo, c'è la scuola elementare, la scuola media e i convittori. Ed è una bella realtà, dei 5 anni che mi ritrovo a reggere il convitto Galluppi di Catanzaro come dirigente, ma nello specifico come rettore. Perché nasce in me l'interesse per la lingua greca di Calabria? Negli anni 70 io mi trovavo ancora a Garnigionò e ho frequentato la scuola elementare e la scuola media, dopodiché ho frequentato le scuole superiori, mi sono trasferito a Reggio, fuori le mura della città, San Giorgio Ex, e nel 70-71, durante i fatti di Reggio, incontro uno dei maggiori studiosi della Grecia calabrese, che si chiamava Gerard Rolfs. Lui era sceso in Calabria per la prima volta intorno al 1922. Casa mia era punto di riferimento di giovani studenti di Garnigionò. E siccome la lingua ancora a quel tempo era codice linguistico dominante, in seguito la lingua per apprendere un altro linguaggio, in quanto si andava a scuola, bisognava apprendere la lingua italiana e il dialetto. E allora quando lui venne a casa mia, era il mese di dicembre, c'era un po' di freddo e tolse da una borsa un sacco a pelo, se l'è messo nelle gambe e noi ci siamo messi a sorridere. Dopodiché da un'altra borsa ha tolto dei pezzettini di carta rettangolari o quadrati dove c'erano scritte delle frasi. Dice: domani devo andare a Bova, come si dice? Adrito proieco na pao sto vua. Dice: domani devo andare a Merito Porto Salvo. Adrito proieco na pao sto merito. Dice: domani presumibilmente andrò nella città di Reggio. Qui stego ti adrito proieco na pao stimbolis di nomaggi derivi. Dice: domani forse andrò a raccogliere le ulive. Qui stego ti adrito proieco na pao nadelescio tesale. Forse domani andrò a zappare il piccolo vigneto. Qui stego ti adrito proieco una palla scasso con microambene. E lui, siccome conosceva l'evoluzione linguistica, dice: e come si dice domani devo zappare il grande vigneto? Pistego ti avrito proieco una scasso tome calo ambene. A questo punto, dopo 2 o 3 ore che noi giovani studenti parlavamo con questo professore e parlavamo in lingua greca di Calabria traducendo le relative domande che lui ci poneva, si è verificata in me una piccola rivoluzione, siccome tutti conoscevano la lingua greca, però quel linguaggio era usato nelle comunità situate nei primi contrafforti aspromontani, come quella di Galliciano, di Bova, di Roccaforte, di Rovudi, di Corio Rovudi. In un ambiente diverso bisognava conoscere un codice linguistico diverso, che era la lingua italiana, la lingua greca. Scopro che era una lingua a tutti gli effetti, anche perché i mancati intellettuali reggini, come li definisco io, dicevano che era un dialetto, invece no, era una lingua a tutti gli effetti, tant'è vero che la lingua di Galliciano, di Rovudi e di Corio Rovudi è rimasta come in origine, invece la lingua greca di Grecia si è evoluta nel tempo. Noi ad esempio alcuni termini non ce l'abbiamo perché coniati da poco tempo come strada ferrata, mentre abbiamo un linguaggio molto arcaico. Però se lei mi ponesse la domanda: ma questo linguaggio è un linguaggio casareusos o dimotico, o dimoticos, dice, è una lingua casareusa o dimotichi, è una lingua colta o una lingua popolare? È una lingua colta e nel contempo è pure lingua popolare perché ci sono tantissimi termini colti. Solo che questo linguaggio, usato fino a 25-30 anni fa dalla grande maggioranza della popolazione, adesso questo linguaggio lo usano poche persone di una certa età, età parlo anagrafica. E se questo linguaggio può avere un futuro, sicuramente non può avere un futuro perché gli antichi siti sono stati trasferiti altrove. È stato molto... No, mi dilungo, no? La ringrazio. No, di che cosa?